Amici di Video Corigliano, le immagini che state seguendo sono relative alla conferenza stampa di apertura degli appuntamenti previsti per Castellaria, la rassegna di spettacoli all'interno dei castelli calabresi. Il primo evento è previsto per domenica 26 agosto 2007 alle ore 21:30 nel piazzale delle armi del Castello Ducale. Il titolo della manifestazione è La festa del ritorno e verte attorno alla figura dello scrittore Carmine Abate e del musicista Cataldo Perri. Un appuntamento che fonde musica e letteratura di due artisti, le cui opere toccano temi comuni come quelli dell'invasione da parte dei turchi e dell'emigrazione. Insieme all'assessore Candido ti diamo innanzitutto un primo bilancio di come è andata la stagione estiva coriglianese 2007, come ha partecipato la popolazione, quali sono i giudizi? Il giudizio, anche se può sembrare di parte, ma è nettamente positivo, perché la gente comunque ha affollato tutte le manifestazioni, delle manifestazioni diciamo canoniche che ormai hanno segnato in un certo senso la storia di questo di questa estate, per esempio la festa di Via Roma che è al 18° anno insieme alla Proloco, la Notte Bianca e poi qualche altra manifestazione anche di grande spessore e di qualità. Poi ci sono state delle partecipazioni, diciamo, alle feste, anche queste canoniche, le feste patronali come quella di San Francesco che è in via di attuazione, la San Francesco in montagna, la Madonna della Neve, la Madonna la Venuta o l'imbarco della icona della Madonna Nera di Schiavonea ed altre manifestazioni. Oggi ci troviamo invece a presentare questa manifestazione di Castellaria, voluta un po' dalla Regione Calabria, ma anche recepita da questa amministrazione in maniera entusiastica, perché proposta anche da un ormai un personaggio storico, il professor Panzanella. E con questa contaminazione tra letteratura e diciamo musica, che mi sembra una cosa molto importante, la poesia che si unisce con la tarantella e sembra fatta da due personaggi importanti come questo Carmine Abate, che è uno dei maggiori scrittori viventi calabresi, e dal nostro concittadino Do Perri. Per questa contaminazione che appunto dicevamo che abbiamo provato a registrare anche in altre occasioni, come quella che verrà fatta per questa programmazione di voluta con l'Unical, col professor Piperno, per quanto riguarda un discorso sulla cosmologia con un sottofondo diciamo musicale di musica dodecafonica di Luigi Nono, che è stato un grandissimo autore di musica dodecafonica, e con il commento di Giuliana Loiodice. Fino a quando si protrarrà il ciclo della Castellaria? Cioè l'estate coriglianese non finisce il 31 agosto, c'è una volontà di protrarla più a lungo? Sì, speriamo di concludere perlomeno entro i primi di settembre, poi continuerà naturalmente a ottobre con un'altra manifestazione canonica che è la fotografia, con la partita del cuore, partita con cantanti e attori e la presenza, diciamo, anche di personaggi televisivi tanto cari ai bambini come il Gabibbo e Striscia la Notizia. Va bene, assessore, noi la lasciamo alla conferenza e la ringraziamo per l'intervento.